È una mostra che, ci tengo a dirlo, non è stata curata da me, ma è stata curata da Nicolò Dagatti, con la collaborazione di Silvia Capponi e di Valeria Poli per quanto riguarda i contributi in catalogo. Ed è una mostra che vuole ricordare questo artista, Giovanni Carnovale, detto il Piccio, a 150 anni dalla morte, offrendo una piccola selezione di opere che siano però rappresentative degli ambiti che questo pittore ha trattato durante la sua esistenza. Quindi opere molto selezionate, molto scelte, tutte di ottima qualità, appartenenti sia a raccolte private che a raccolte pubbliche. Come ha articolato, articolerà la visita guidata, quindi che cosa interessa secondo lei al pubblico? Secondo me, quando si affrontano questi artisti dell'Ottocento bisogna dare delle chiavi di lettura. Oggi facciamo fatica a capire perché un artista come questo fosse così rivoluzionario ai suoi tempi, che cosa fosse percepito come fortemente innovativo. Piccio è un artista che vede una sua opera rifiutata da un committente, esattamente come era accaduto a Caravaggio. Bene, se oggi noi guardiamo queste opere, magari a un primo sguardo ci sfugge il perché. Quindi cerco di ricontestualizzare, riportarci indietro, fare in modo che si possano guardare le opere di questo artista con lo sguardo dei suoi contemporanei per capire tutta la portata innovativa della sua proposta e al tempo stesso dare alcune chiavi di lettura che ci rendano, come dire, più osservatori più consapevoli. Presenza qui oggi, fuori dalla Galleria Ricciodio, è un po' il segno anche di questa collaborazione, no? Di questa rete, certo, che unisce varie istituzioni culturali. Grazie a Dio è una città nella quale si fa rete e si fa sistema. Questo è uno dei segnali che vanno in questa direzione, cioè bisogna ragionare, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, in ottica sempre più cittadina, cioè non ha senso chiudersi all'interno della propria istituzione, ma davvero quello che conta è fare sistema, fare rete e lavorare per la città. Brevemente, perché non è l'argomento di oggi, com'è andato questo periodo di feste per la Ricciodi? È stata aperta? C'è stato pubblico? No, la Ricciodi è stata aperta facendo anche delle aperture straordinarie rispetto agli anni passati, cosa che con uno staff, come dire, piuttosto ridotto all'osso è un sacrificio per lo staff in primis, che desidero ringraziare perché si è reso disponibile. E c'è stato un buon passaggio di pubblico, quindi siamo contenti di come le cose stanno andando, assolutamente.